Bene, ora che abbiamo esplorato tutto quanto il castello nave palazzo, è il momento di uscire. Dovro? Abbiamo trovato la strada per il tesoro, vuoi andare via? Ovviamente. Ritorno al mondo reale dal palazzo di Shido, grazie per il lavoro svolto. Grazie a te, navigatore. Papparaparappa. Ok, vediamo. Quanta roba. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra. Ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Allora, quando la mandiamo, sempre meglio non essere percepitosi, ma che noia non far nulla. Beh, fammi sapere quando ci si rivede a ritrovo. Conto su di te, Joker. Grazie a te, Futaba. In teoria potremmo anche mandarla subito. Ma, hey, forse dovrebbero aspettare. Hai visto il sondaggio popolare? Il supporto per il partito di Shido è schiacciante. È una specie di Shidomania. Ci serve davvero un leader capace ora. Cambia il paese per noi, signor Shido. Giapponesi! Scusatemi, mi sono fatto prendere la mano. Oh, Kaetaka. Oggi sei stato bravo, sei stanco? Ovviamente. Siamo finalmente riusciti ad entrare nell'aula magna. Questo significa anche che possiamo spedire la lettera di sfida. Quando lo facciamo? Dobbiamo pensare anche a come mandarla. Meglio che la gente venuta a sostenere Shido si prepari. Faremo loro una bella sorpresa, cazzo. Non vedo l'ora. Ma dov'è Makoto? È in questa chat, sì? Sì, non ti preoccupare, sto leggendo. Sembri in pensiero. È che... pensi ad Akeji-kun, vero? Quello che gli è successo è veramente triste. Mi sento combattuta. Credo che anche lui fosse una vittima. Vittima che non potevamo salvare. Se non vi avessi trovati, sarei finito come lui. Oh, Yusuke. Personalmente, non riesco a perdonarlo. Ma soprattutto non riesco a perdonare Shido per avergli piegato così la mente. Sono d'accordo. Le azioni di Shido non hanno scuse. Dobbiamo farlo. Sono sicura che ce la faremo. Anche io ne sono sicuro. Sì, assolutamente. Phoenix, decidi tu quando agire. Akechi ci ha salvati tutti alla fine. Credo non fosse poi così cattivo. Ehi, Phoenix, vediamo di portare a termine la missione. Lo faremo anche per Akechi-kun. Se ti senti molto stanco, chiama Kawakami, è quello che sto facendo. Ah, grazie prof. È stata una giornata così dura. Il massaggio di Kawakami è secondo me una delle ricompense finali di un confidant migliori che puoi avere. Perché sì, è vero che magari quando torni da Memento puoi stare nelle blanche a studiare o a, che ne so, a leggere, fare quello che vuoi. Però metti caso che appunto c'è gente come Yoshida o Iwai o Oi anche a dirla tutta, che vanno solo la sera. È una perdita di una serata, purtroppo. E io non so cosa fare, visto che non c'è nessuno. Potrei tentare la serata al... come si chiama? Al laghetto di pesca. Ma, sinceramente, credo che la passerò in palestra. Tra l'altro, prima volevo vedere che cos'ha il venditore di gioielli qua seduto per terra. Guarda la mia arte, ma guarda che fascino, puoi comprare quello che vuoi. Questo venditore aumenta la sua roba in base al tuo fascino. Io ora non mi ricordo se con fascino uno non ti vende assolutamente nulla o ti vende magari due cazzate, ma all'aumentare del fascino aumenta tutta quanta la roba. E giusto per far girare un po' l'economia, ti compro uno di tutti quelli che non ho. Anche se non mi servono a niente, lo faccio solo perché così almeno avrei da mangiare. Se osservi bene puoi vederlo tremare. Immagino che per lui la moda batte la necessità di scaldarsi. Poverino. È dicembre, sta morendo di freddo in mezzo ai maniche. Vuoi andare in palestra? Certo. Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato iperproteico. E abbiamo aumentato i nostri HP di 9 e abbiamo aumentato i nostri SP di 7. Ma grazie al frullato iperproteico, 3 HP e 2 SP. Gli HP ormai sono al top. Tutto quello che stiamo facendo è per gli SP. Oh, stiamo pensando ad Akechi-kun. Chissà cos'è successo ad Akechi. Dopo che abbiamo sentito lo sparo oltre la saracinesca, Futaba ha perso ogni segnale. Significa che non lo rivedrò più. Ma io voglio mantenere la promessa. Però c'è ancora quella promessa con Akechi di duellare di nuovo un giorno.
Akechi specialmente detesterebbe che tutto finisse con una semplice sconfitta. A ogni modo, non c'è niente che io possa fare adesso. Dovrei addormentarmi a letto. Oh, povero Akechi. Oh, guarda Ann. Mancano 2 settimane a Natale. Hai già fatto programmi? Mi incollerò alla TV e guarderò gli speciali su Akechi-kun e Shido-san. Ah, vorrei avere un ragazzo come Akechi-kun. Anche un padre come Shido-san non sarebbe male. Ti tirano 2 schiaffi così ogni 2 minuti. Sogna pure, però ti capisco benissimo. Avere Shido come padre? Che pensiero disgustoso. Come si potrebbe sopportare il pensiero di avere un padre che distrugge vite per il suo profitto? Cosa accadrebbe a questo paese se una persona come lui diventasse primo ministro? Non possiamo lasciare che vinca, non importa come. Non ti lasceremo fare quello che vuoi, Shido. Brava Ann, così si fa. Il tempo è agli sgoccioli, dobbiamo combattere. Ergo, Shinya è al suo solito posto, ma siccome me lo stanno chiedendo, mandiamo la lettera di sfida. Anche se credo di sapere come finirà. Rimane solo da inviare la lettera di sfida. Facci sapere quando sei pronto. Beh, mandiamola allora. Una volta che avrei deciso di inviare la lettera di sfida, non si potrà più tornare indietro. Fate in modo di prepararvi per tempo, ok? Lo so. Va bene così. Finalmente ci siamo! Allora, cosa abbiamo deciso per la lettera di sfida? Sarebbe inutile mandarla al palazzo della dieta. E anche se la mandassimo ai media, chi può dire come verrebbe trattata? Nella peggiore delle ipotesi, verrebbe consegnata sotto banco alla polizia. Cosa facciamo allora? Fatemi pensare. Meno male che la mia ragazza ci ha già pensato. Futaba-chan! Il cannone Futaba è pronto. Eh? È pronto a colpire, guardate. Ora se faccio così. Quando hai creato tutto questo? Avresti dovuto dirci che stavi architettando qualcosa. Per ingannare i nemici devi prima ingannare i tuoi alleati. Mi sembra di averla già sentita questa, Futaba. Che stile. È proprio tosta. Dovrebbe funzionare perfettamente. D'accordo, è tempo che il popolo riacquisti il suo buon senso. Ah, pensavo sarebbe andato in modo diverso. Scusami, gioco, se ho pensato questo. Beh, mi dispiace solo per Shiya ormai. Mia. こんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ。どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで次なる獲物を拝借する前に まず皆さんの時間は拝借しちゃいます。けっべーラスタシーナ。突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらはすべてある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。これその男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。 俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのに、てめえのしたこと全部追っかぶせやがって。ケーブ、なんか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 、なん
あろうことか現職の閣僚特命担当大臣指導正義マジかすげえタンタンタンこいつの言葉は全部嘘その証拠にこの通り私たちは誰も死んでなんかないよ嘘かどうかお偉い人とかわかるダイケッペロケネビカ彼が
どんな罪を犯してきたかは近く本人の口から伝えることになるでしょう。いたずらなのか。いや、まさか。まさか。立ち止まらないでください。再びどってバーニー。悪党がてめえ勝手に国ごとしてる。ケッベン。ああ。だろ、リーダー。その前に。我々がこの国を頂戴する。Oh, che bello! Mettere in val governo Yoshida, altro che Shido. もしもし。はい、はい。ただいま確認中でして。いいだろう。Non posso dire nulla, è tutto troppo bella sta scena. Li schiaccerò nel mio palazzo. Maledetti stronzi. Nya. Minchia, abbiamo causato un bel po' di caos, Sono stati i membri restanti a fare quell'annuncio. Cosa intendevano quando hanno detto che nessuno è morto? Avranno eletto un nuovo leader solo per minacciare noi e Shido? Stiamo verificando con diversi dipartimenti. Mi scusi. Sì? Che cosa? Com'è possibile? Il corpo del ladro fantasma è sparito dall'obitorio. Non avete esaminato il certificato di morte e i documenti di trasporto? Sì, ma... dammi una risposta precisa! Forse quel ladro fantasma ci ha ingannati con i suoi poteri. Forse ci ha solo fatto credere che fosse morto. Chi ha redatto quei documenti? Chi era presente sulla scena del suicidio? Mi scusi, non lo so, la prego, non mi picchi. Trovate un modo per fermare il risveglio del cuore. Non abbiamo il materiale di ricerca di Ishiki. E che mi dite di Akechi? Dove si è ficcato quell'inutile moccioso? Deve essere scappato conscio del suo fallimento. Portatelo qui appena lo trovate, chiaro? Cazzo! Eliminerò chiunque mi ostacoli, come ho sempre fatto. Io ammetto che mi ricordavo male, pensavo che sarebbe andato come il palazzo di Nijima, che avremmo dovuto aspettare la fine dei 9 giorni. Però, dov'è il corpo del ladro fantasma? Kaito? Ladro fantasma? Corpo? Non c'è tempo per i giochetti! Davvero non capisco di cosa stiate parlando. Oh, ma ora che ci penso, ho ricevuto una lettera di sfida dai ladri fantasma, ma da allora è tutto così confuso. No, potrei aver fatto qualcosa di male. Allora io... Ehi, i ladri fantasma sono arrivati anche a lei. Non mi dica che il suo cuore è davvero così, Nijima. Che cosa ho fatto? Il ladro fantasma è ancora vivo. Anche se fosse, come ha fatto a fuggire dalla stazione di polizia? Non ha importanza, dobbiamo catturarlo! Nessuno deve saperlo. Non solo l'annuncio del suicidio era falso, ma è anche riuscito a sfuggirci! Corriamo! Dovremmo interrogarla come testimone chiave. Perché io? Guardi i documenti che ha redatto. Esaminandoli potrebbe riuscire a ricordarsi qualcosa. Ma anche se non dovesse riuscirci, la responsabilità della fuga è interamente sua. Mi spiace, ma io davvero non ho idea di cosa stia succedendo. Lei è l'ultima persona ad aver parlato con il ladro fantasma. Deve sistemare questo disastro. Se vuole prenderselo con qualcuno, lo faccia con il suo defunto direttore. È stato davvero un malore ad ucciderlo? Credete davvero che sia morto per colpa di una malattia? Questo non ha importanza. Le sue azioni hanno ridicolizzato la forza della polizia. La pagherà cara per questo, è una promessa. Molto bene. Adesso è tutto nelle vostre mani, ragazzi. Poverina, l'abbiamo messo in un po' di casini. Pare che la polizia stia riesaminando i fatti dell'annuncio dei ladri fantasma e... Benvenuti. Ispezionate il locale. Lei è Sojiro Sakura, vero? Che diavolo siete voi? Dove sono i ladri fantasma? Oh, intendi quei tizi che si parla tanto in TV? Non faccia l'idiota con me! Questa è turbativa dell'attività commerciale, sapete? Abbiamo svolto delle indagini molto accurate.
Conoscete solo questo modo di fare voi altri? Di sopra non ci sono. Dove sono i ladri fantasma? Se non siete clienti, devo chiedervi di andarvene. È un loro complice, portatelo via. Che stronzi. Povero Sojiro. Non compiacetevi troppo, siete solo dei cagnolini di un criminale. La giustizia non è con voi. Povero Sojiro, stiamo mettendo nei casini un sacco di gente. Le accuse di quei cosiddetti ladri fantasma sono assolutamente infondate. Non è nient'altro che un perfido atto terroristico mirato a sabotare le elezioni. Ciò che ci serve adesso è un leader potente e rigoroso. Sono disposto a dare la vita per combatterli. Chi avrà ragione, Shido o i ladri fantasma? Capisco quel che Shido-san sta dicendo, ma sarà vero? Mi rivolgo ora a questi sedicenti ladri fantasma. Le vostre azioni sono solo dei gravi crimini. Vi state ribellando alle leggi di questo paese, gettando subbuglio tra i suoi cittadini. Vi esorto ad arrendervi all'istante e chiedere scusa agli abitanti di questa grande nazione. Gli altri fantasma hanno sabotato la trasmissione, vero? Sono dei pazzi. Ma non ti sembra che anche Shido sia un criminale? Non so più a cosa credere. Spero che li acciuffino presto. Quel bastardo di Shido finge di essere calmo, ma dentro starà rosicando come un matto. Chiedere scusa? Che barzelletta. Chi è il vero criminale? Andiamo allora. È il momento di andare a fargli una visitina a domicilio. Si è radunata un sacco di gente qui. La nostra lettera di sfida ha sortito un effetto portentoso. Sono proprio fiera di me. Però stanno solo facendo un gran baccano. Già, dovrebbero tornarsene a casa e dormire. Anche dopo quel che è successo, sono ancora in pochi a volere un risveglio del cuore di Shido. Stiamo facendo la cosa giusta, vero? Sì, e presto lo vedranno. Questo è quanto. Non hai tutti i torti. Ehi, guardate laggiù. Oh, Oya! Pensare che avrebbero davvero dato la caccia a Masayoshi Shido. I giovani sono incredibili. Anche io sono tutto un fermento. Quel ragazzo sta manipolando i notiziari. Oh, Oya! Non ci hai notati, vero? Il fiuto di quella giornalista è un potere che da non sottovalutare. Oh, Mishima! Wow, cosa ci fa qui Mishima? Cavoli, quel ragazzo è assurdo. I ladri fantasma sono giusti. Ve lo garantisco. Proprio ciò che voglio sentire. Non saranno in molti, ma i nostri fan si fanno davvero apprezzare. Andiamo a risvegliare il cuore di Shido. Dov'è Yoshida? Io voglio Yoshida. Eccolo Yoshida, il mio grande amore. Se solo avessi 20 anni di meno. I fumi. Avete la vittoria in tasca. Oh Kawakami. Non è pazzesco, i ladri fantasma sono dei matti. Ah, avrei dovuto tornare subito a casa, così avrei visto di persona Shibuya. Chi l'avrebbe mai detto che si sarebbe rivelato un combinaguai simile? Oh, Chiaia. È quasi come se tutti stessero pregando per i ladri fantasma. Oh, la dottoressa Takemi. Ehi, non c'era una voce in giro che diceva che i ladri fantasma stessero ammazzando della gente? Avevo capito che fossero malvagi non appena uscita quella storia. Scommetto che sono dei criminali. Oh, certo, è terribile. Non ci arrivano proprio. Ci manca solo, però. Allora, mi dispiace dirlo perché purtroppo non ho fatto in tempo, ma ci mancava Iwai e Shiya a questo video. Ok, è il momento allora, ragazzi. Chi verrà in squadra con noi? Non lo so chi scegliere, cazzo. Credo proprio che andrò ancora con questo team. E allora? Il nostro unico obiettivo oggi è rubare il tesoro, avanti! Chissà se c'è ancora gente. Ovviamente c'è ancora gente. Per loro questo è tutto uno spettacolo, no? E allora? Saliamo con l'ascensore. E arriviamo, Shido! Non ti preoccupare, stiamo venendo a farti il culo. Eccolo lì il tesoro. Ma non si è ancora manifestato. Ah no, eccolo. C'era la lucina, ma è apparso dopo.
Shido! Come ha fatto della feccia come voi a ottenere quel potere? Non che abbia importanza. Se siete qui non per un reclamo, sono disposto ad ascoltarvi. Cosa hai fatto ad Akechi? Lui era tuo figlio. Avevo il sospetto che fosse così. Mi ricordava troppo quella donna. Ho anche una mezza idea sul perché mi abbia cercato. Sperava di fregarmi, non è così? Era sveglio, ma alla fine si è rivelato solo un moccioso. L'ho manipolato con delle mere lodi. Me ne sarei sbarazzato non appena diventato primo ministro. Che cosa? Non potevo lasciare vivere qualcuno con una conoscenza così intima del mio passato. Altro che grande detective, tutto questo tempo al mio fianco senza intuire il mio piano. Autodistruggersi però mi ha risparmiato un po' di fatica. Come hai potuto? Hai rubato la ricerca di mia madre e le hai tolto la vita. Tutto quello che hai fatto è stato solo per il tuo tornaconto. Hai persino ucciso mio padre. Non ti perdonerò mai. I sacrifici sono inevitabili lungo il percorso della riforma. Tutto ciò che voglio è che gli sciocchi si affidino ai loro superiori e io li guiderò. Che cazzo ti credi di essere, migliore degli altri? Non saresti mai arrivato fin qui senza l'aiuto di Akechi. Lui è comparso solo per via delle aspettative che Dio aveva per me. Inoltre è stato solo grazie a me che Akechi ha imparato ad usare correttamente il suo potere. I risvegli del cuore che avete innescato sono serviti solo a infiammare la popolazione. Razza di egoista, non eri capace di vincere con onestà, perciò sei ricorso a dei trucchi e abietti per fare carriera. Una persona disgustosa come te non merita di guidare i cittadini di questo paese. Sei solo un criminale che si erge sopra gli altri salendo la scala del peccato. La vita della nazione è a discapito di quella di pochi sacrifici. Non c'è paragone. Le masse ignoranti pensano solo alla loro felicità personale. Gliela sto semplicemente offrendo. Questa è la riforma sociale che solo io, come prescelto di Dio, posso attuare. È inconcepibile guardare tutti dall'alto in basso con tale odio. Non accetterò mai un leader che istiga un giovane all'omicidio. Dici che per il bene del paese, ma in realtà è solo per te stesso. Nessuno vorrebbe mai una cosa simile. Nessuno? Allora perché sono stato prescelto? Perché mi stanno consegnando la poltrona di primo ministro? Oggigiorno tutti negano il valore di un duro lavoro. Al contrario, si brama il benessere a costo zero. Ecco perché risolleverò questo potente paese, che non esiterà più e a cui tutti si inchineranno. Potente un cazzo! Sarebbe solo un paese corrotto e plasmato da un truffatore! Non te lo permetteremo mai. Sei la vergogna del Giappone. Ergo, ci impossesseremo del tuo cuore squilibrato. Chi mi disobbedisce deve essere annientato. Tuttavia, vista la scomparsa di Akechi, sarebbe uno spreco uccidere qualcuno di così in gamba. Vi consentirò di scegliere tra la vita e la morte un'ultima volta. Consacrate il vostro potere alla mia riforma sociale. Vi ripagherò con ricchezza e prestigio. Stai scherzando, vero? Era pura piaggeria. Davvero pensate che vi accoglierei al mio fianco? Soggetti pericolosi come voi vanno eliminati all'istante. Tanto non avremmo accettato comunque, Shido. Vieni allora, Shido. Bravo, bravo! Io l'ho votato, bravo! Che tra l'altro sono tutti uguali. Daruma! Leviamoci dal cazzo! Che bello che prende l'iniziativa qua è stato Fox, però. È stato bellissimo.
No, io gli voglio troppo bene a Fox. Bello il tuo leoncino, Shido. Ed eccola qui la musica bella che già abbiamo sentito a causa di Caroline e Justin. Il mio grande paese non ha bisogno di ladri, ma solo del sottoscritto e di coloro che mi venerano. La prima fase purtroppo riflette gli attacchi fisici, il che ci rende difficile usare Ryuji e Yusuke. Ma questo comunque non ti rende più potente di noi, Shido. Attaccatelo con tutto ciò che avete, ragazzi. Distruggetelo. Pam pam. Pam pam. Ops, troppo veloce per te, vero? Bastardo, tutte le mie statistiche. Zio Dain. Sarai anche resistente agli attacchi fisici, ma non puoi nulla contro la nostra ribellione, Shido. In realtà non mi serviva curarvi, l'ho fatto solo per aumentare le statistiche. Shido, tu non guiderai questo paese, maledetto! Yusuke purtroppo a livello di magia non può fare molto. Makoto in realtà è... Razza di delinquenti! Spero che capiate cosa significa voltarmi le spalle! Io non voglio capire, un bel niente! Allora dovrai morire! Ti pentirai delle tue folli azioni contro di me, una volta nell'aldilà! Miao, mi trasformo! Ora sono una chimera! Si è trasformato! Ti distruggerò! Chissà se posso sparargli... Oh, ma guarda, adesso resisti alla magia, vero? E allora caricati, Ryuji! Pam, pam, pam. Grazie a tutti! Allora, ora è anche il nostro momento. Carica! Ho dimenticato Satanael, no, vabbè, fa niente, non è importante, però sarebbe stato bello averlo qua. Lama turbinante! Bomba accecante! E ora, Ryuji, è il tuo momento! Chi avrebbe mai immaginato che vi sareste spinti a tanto? Perché non smettete di resistere? La nazione che voglio costruire è la realizzazione suprema della felicità pubblica! Mi trasformo di nuovo, miau! E ora sono una piramide! Si è trasformato di nuovo? I deboli devono essere sacrificati in favore di grandi ideali. È l'ordine naturale del mondo. Resisti agli attacchi fisici? No, sembrerebbe di no. Ryuji, mano di Dio! Bravo il mio grande amico. Yoshitsune, Assautobi! Ops, il tuo grande... La tua grande struttura d'oro è stata distrutta. Volevo dire il tuo grande leone, però non c'era più. Inutili masse ignoranti. Sembra che nemmeno i ladri vadano sottovalutati quando attaccano in branco. Quando sei col culo a terra, addossi la colpa alle masse, eh? Dunque sei tu quello che li ha radunati. Una riunione toccante, eh? La prossima volta che vorrai sconfiggere un nemico, ti consiglio di farlo come si deve. Non che ci sarà mai una prossima volta per te. Tu sei più di un semplice membro dei ladri fantasma, non è così? Ti ricordi di me? Beh, non è la prima volta che non riesci a farlo fuori, eh? L'hai portato in tribunale e non te lo ricordi? Non ti importa davvero nulla del destino degli altri? Aspetta, sei forse il tipo di quella volta? Tan tan tan.
mi hai distrutto la vita, stronzo. Quel dannato moccioso che è spuntato dal nulla intranciandomi con quella donna. Capisco, allora sei davvero tu. Che curiosa svolta del destino. Ma alla fine i vostri sforzi saranno del tutto inutili. Che cosa? I piccoli sacrifici non sono necessari per chi desidera essere un leader potente e capace. Come puoi raggiungere uno scopo se ti fermi a contare tutte le formiche che calpesti? Sta dicendo che le persone che ha ucciso meritassero di morire. È completamente pazzo. Non mi aspetto che le masse ignoranti di questo paese riescano a comprendermi. Pertanto ve lo dimostrerò. Eccolo qua. La forza combattiva di Shido, annientando brutalmente i ladri fantasma. Shido, quegli elastici contengono il tuo potere, vero? Io vincerò questa partita. Cos'è questo potere? Attenti, quei muscoli non sono solo per fare scena. Ed eccoci di nuovo qui, Shido. Cadenza Neo. Ricarico la vita a tutti e aumento di nuovo le loro statistiche. Oh, certo, potenziati quanto vuoi, Shido. Ma ti dico una cosa. Non te lo permetto. E non te lo permetto per due volte, mi dispiace. Ora le tue statistiche sono diminuite. Ryuji, pensaci tu, caricati. Che bello che sono tutti pronti per questa battaglia. Tutti pronti al massimo del loro potenziale, cazzo. Concentriamoci o carichiamoci? Carichiamoci. Ops. Cos'è? Non riesce a colpirci, vedo, eh? Lama turbinante. Fungo atomico. Guarda che non si... cioè, quando lo colpiamo rimane fermo, cazzo. Mano di Dio. Oh oh oh, quanti danni, eh? E adesso Assautobi. Oh, hai resistito all'ultimo colpo, vedo. Com'è possibile che questi piccoli delinquenti mi stiano battendo? Livello 99. È il momento, prendiamogli il tesoro. Non pensate di aver vinto, eh? La nostra società è governata dal potere esercitato dall'elite. È seccante che io debba usare contro questi mocciosi, questi sciocchi mocciosi. Ma ora riceverete l'istruzione che meritate. Sta per attaccarci di nuovo? È il momento di agire. Ricevuto. Eccolo qua. Com'è incazzato, Shido. Assurdo, ora è ancora più forte. Muori. Come desideri, Shido. Le tue statistiche sono aumentate di nuovo, vedo, eh. E allora torna a essere debole. Tu caricati di nuovo, Skull. When a hot new beginning burn out the lama turbine anante beccati questo fungo atomico in faccia. Minchia, che colpo. Quello sì che è un pugno di Dio. Bastardo, ti sei ripotenziato, vedo, eh. E io ti debilito di nuovo. Sono io il support di me stesso, Shido. Ryuji, mano di Dio. Grande Ryuji, lama turbinante. Non vedo l'ora che anche Yusuke al prossimo giro si becchi carica. Non pensavo mi avresti dato filo da torcere. Bastardo, non ti permetterò di avere la meglio. Oh, uno scontro uno contro uno, Shido, eh? Cos'è successo? Stai bene, Joker? Non avrei mai immaginato che quel moccioso di tanto tempo fa mi avrebbe ostacolato a tal punto.
Da non credere, davvero. Avresti dovuto avrei dovuto eliminarti prima di che accadesse tutto questo. Pare che sia stato ingenuo anche io. Tuttavia, il mio sogno è diventato realtà. Il mio desiderio di traghettare questo paese si è finalmente realizzato. Ma le mie ambizioni non si fermano qui. Non mi fermerò davanti a nullità come te. Stavolta mi assicurerò che il tuo destino sia segnato. Ti ridurrò in poltiglia. Tranquilli, sono da solo ora. Devo farla finita da solo. Benissimo, allora. Non sei debole e resisti a nulla, Shido, vedo, eh. Tra l'altro dicono che sono tutti morti qua, ma in realtà non è vero. Allora, ti debilito. Vai, colpiscimi pure. Colpiscimi con tutto quello che hai, Shido. Io sono immortale. Dispiace, resisto anche a questo. Shido, mi hai sottovalutato per l'ultima volta. Assautobi! Esattamente come nell'anime. In realtà lo finiva con un Megiladon, però non importa. Mi dispiace. Non puoi resistere un altro giro, Shido. E devo dirlo, è stato bello anche a questo giro, questo scontro, anche se siamo overpower. La prima volta questo scontro è stato bellissimo perché mi ha impegnato fino all'ultimo istante. Come ho potuto perdere? Per aver causato innumerevoli arresti mentali pagherai con la tua stessa vita. Non hai niente da dire al nostro leader prima di perdere i sensi. Sì. Riconosco di averti incriminato sulla base di false accuse. L'ho fatto per proteggermi. Mi spiace per ciò che ho fatto. È passata una vita dall'ultima volta che mi sono sentito sinceramente dispiaciuto. Espia i tuoi peccati. Potrebbe essere un bene. È così che sono stato sconfitto. Shido, lo senti il tuo cambiamento? Signore, no, ce l'hanno fatta. Tu? Sì, signore. Sarò davvero in grado di uccidere la del fantasma assumendo quella cosa? Sono alle ricerche di Wakabe Shiki per far collassare temporaneamente un palazzo, distruggere chiunque si trovi al suo interno. Salvo un colpo di fortuna pazzesco, la brusca natura del collasso negherà la loro fuga. Ma l'unico modo per eliminare di proposito un mondo cognitivo è sospendere l'attività biologica. In altre parole, questo farmaco la ucciderà temporaneamente. I rischi sono considerevoli. Non mi importa, dammelo. Brock. Ora sono spacciati. E ora crepo. Signore! Che razza di incosciente. Teniamoci pronti a trasferirlo se qualcosa dovesse andare storto. Ecco qui il tesoro. Un grande timone d'oro. Aspetta, perché è un timone? È per via della nave. Devo traghettare questo paese. Se non ci penso io, chi lo farà? Quanta arroganza. Io. Ma che? Un'esplosione. Ma non abbiamo ancora preso il tesoro. Parleremo più tardi. Forza, prendiamo il tesoro e finiamocela. Non eravamo venuti da questa parte. Non possiamo passare da in questo. Che sta succedendo? Ehi, Oracle! La nave sta esplodendo, ma perché? Che razza di spiegazione è? Nemmeno io so cosa sta succedendo. Deve essere successo qualcosa allo Shido nel mondo reale. Che intendi dire con qualcosa? Non ne ho idea. Restarci qui in palazzo non ci aiuterà.
Dobbiamo scappare! Oracle, c'è qualche altra via di fuga? Sto cercando, ma... E se andassimo di qua? Acqua! Mi sa che non è una buona idea. No! La nostra via di fuga! Beh, dove altro potremmo andare? Merda, anche da questo lato! Stiamo affondando! Noi moriremo così! Bella scena animata ora! Aiuto, affoghiamo! Ah! Povera Futaba! Povera Futaba! Che si aggrappa a Queen! Aiutami, ti prego! Ah no, si attacca a noi, scusami! Ah no, è a Queen! È il mio momento! Che bella questa parte! Che bella! Oh! Con Ryuji che si impegna a correre col ginocchio rotto, le esplosioni, la nave che crolla, angolo di 90 gradi così. E dai, come fai a dire che Anna e Ryuji non starebbero bene assieme? Grande Ryuji, è per questo che la gente ti vuole bene. Ma c'è una cicatrice? O è solo un'ombra? Dai, guardalo! Che cazzo! Guardate sta scena. Mamma mia. Povero Ryuji. Sta scena ti fa prendere di un male assoluto. Sta scena, oh Gesù. Dai, come fai a dire che... che loro due non ci provano l'uno con l'altro? Siamo tornati! Ryuji! Non è uscito in tempo! Dobbiamo tornare indietro! Questo è impossibile! Non è affatto divertente. Era anche il nostro corridore più veloce! E così, è questo il tesoro. È una spilla da legislatore. Dai! Questa scena! Merda, ci è mancato poco! È tutto distrutto da questo! Tutto distrutto da questa cosa! Davvero però, anche i palazzi devono esplodere così! Non posso sparire normalmente! Che c'è? Stai bene! Non sei morto! Koe! Sono stato sbalzato fuori dall'esplosione quando mi sono svegliato, ero in mezzo a un prato! Insomma, sono vivo, no? Mamma mia! A me dispiace che questo momento sia distrutto così, però te le meriti, Ryuji. Che succede? Quando piangi non sei molto carina. È colpa tua! Ma che ho fatto? Eravamo in pensiero per te. Razza di piantagrane! Ehi, si può sapere che vi prende? Calmatevi, ok? Dai, sono quasi morto! Ehi, state scherzando, vero? Oh, poverino. Ho un leggero languorino. Perché non ci fermiamo da qualche parte prima di tornare a casa? Allora io voglio del foie gras. Siamo tornati nella realtà adesso, sai?
Povero Ryuji. Miau. Dai, ma perché menarlo così, poverino? Signore! Che cosa ho fatto? È ancora sotto l'effetto del farmaco. Farmaco? Non dovremmo portarlo in ospedale. Ci conviene aspettare ancora un po' e vedere come si evolve la situazione. Io? Ho così distrutto questo paese, che cazzo. Io devo espiare le mie colpe. No, il suo cuore è cambiato. Il siero della morte temporanea non ha funzionato. Signore, se ha avuto risveglio del cuore, vuoterà il sacco su di noi. Rovinerà tutto. Cosa dovremmo fare con la sua campagna? Dichiara che ha avuto un malore. Organizza un ricovero in assoluta segretezza. Nessuno si deve avvicinare a lui. Sì, signore, signore. Tieni la stampa all'oscuro. Maledizione, dobbiamo fare qualcosa. Che cazzo. Mi dispiace, Keiichi. Mi dispiace, ragazzo, per averti rovinato la vita. Mi dispiace di tutto. La madonna. Ma che? A giudicare dalle sue ferite sembra che sia stato rapito e poi ucciso da una gay in un altro luogo e... Sajiro! Non ditemi che... Mi arrabbierò se non esci fuori subito. Sajiro! E dai, state facendo piangere Futaba tutto il giorno oggi. Ehi, non sapevo foste tornati. Sei tale quale a Ryuji! Di che stai parlando? Mi hanno portato da quello stronzo di Shido, ma poi all'improvviso mi hanno detto che potevo andare. È merito del risveglio del cuore, vero? È una cosa del genere. Me l'ero immaginato. Mi hanno tenuto bendato per tutto il tempo, perciò non ho idea di dove mi abbiano portato. Anche se sembravano stranamente agitati per qualcosa. Direi che è andato tutto bene. Ma Cristo, per poco non mi nominavano questo bel faccino. È sano e salvo, per fortuna. Anche se questo posto l'hanno proprio conciato per le feste. Mi spiace disturbarvi mentre siete stanchi, ma ho bisogno che mi aiutate a ripulire. Oh. Ora non ci resta che attendere. Oh, Sojiro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. Dopotutto stavolta abbiamo cominciato con un colossale annuncio. Sono impaziente di vedere i risultati. Adesso però non è più una questione di popolarità. Giusto, gli indicatori di gradimento ormai non contano. Già, abbiamo di sicuro fatto la cosa migliore per la società. Dobbiamo semplicemente andarne fieri, dico bene? Non c'è neanche bisogno di dirlo. Lo so, non badate a me. Non resta che attendere con calma i risultati. Va bene, mentre aspettiamo dovremmo comportarci anche noi il più normalmente possibile. Chi è che mi scrive? È così intenso. Che emozione, non avrei mai pensato che avreste dato la caccia a Shido. Non importa quale sia il bersaglio dei ladri fantasma, la giustizia è sempre dalla loro parte. Sono anche felice di aver continuato a tenere aperto il fansite nonostante le critiche. Penso che cambierò la domanda del sondaggio per celebrare il vostro ritorno. Questa volta ovviamente la risposta sarà sì. Ho fiducia in voi, tenete duro. Questo qui non cambia mai. Beh, sembra ansioso di vedere come va a finire. Anche noi possiamo solo aspettare. Direi che per oggi abbiamo fatto tanto, Morgana? Schedule.